Ok, wow, benvenuti nel tunnel della conoscenza. Allora, appunto, vi dicevo, questo è il corso di biologia dello sviluppo e sarà un corso il più possibile sperimentale. Voi siete degli scienziati? Risposta? Sì, no, forse. Volete diventare degli scienziati? Ecco, come lavorano gli scienziati col metodo? Sperimentale, quindi noi il metodo sperimentale però è complicato, è lungo, è frammentato, è pieno di micro pezzi che bisogna saper mettere insieme, specialmente in questo mondo della letteratura scientifica che diventa sempre più spettacolare. Comunque, bisogna fare notizie, quindi gli articoli cercano di fare notizie e le informazioni molto spesso le devi andare a cercare. Ok, comunque il materiale del corso è questo. Quello a cui io farò riferimento, più o meno, quindi ci saranno le lezioni su YouTube, i PDF e i PPT che io vi carico su Moodle, e farò però riferimento anche a questi due libri di testo. Tutto sommato, devo dirvi la verità, che faccio più riferimento al Gilbert. In realtà in biblioteca ci sono tutti e due, l'altro ve l'ho messo perché è in italiano, però, mentre il primo, il Gilbert Barresi, questo qua, Developmental Biology, è in inglese. Però la scienza è in inglese, la biologia è in inglese, è tutto in inglese, quindi insomma prima o poi fatelo sto salto, tanto vi tocca, ok? Se volete davvero diventare scienziati, l'inglese è la lingua ufficiale e dovete saperlo, quindi prima iniziate meglio è. Ok, dopodiché io farò anche molto riferimento appunto ad articoli scientifici e sperimentali, li caricherò sul sito. Molto spesso di questi articoli che caricherò magari non ho trattato tutto a lezione, non dovete sapere tutto, ok? Quello che devo sapere passare all'esame sarà una parte di tutti gli articoli, però io comunque vi metterò questo materiale anche perché voi possiate così approfondire un pelino e soprattutto capire davvero l'approccio sperimentale, che per me è molto molto importante. Allora, ma facciamo così, all'inizio oggi ci conosciamo, una cosa interlocutoria. Di che cosa dobbiamo parlare in questo corso? Allora, noi dobbiamo parlare di questo complicato processo che porta una sola cellula a dividersi trilioni di volte, a dare organismi, non sempre fatti di trilioni di cellule, ma a volte sì, e appunto trilioni di cellule, però non in una massa in forma come i miei capelli, ma qualcosa di più ordinato, ok? Quindi in un sistema ordinato. Questo embrione porta con sé, questa singola cellula porta con sé un genoma, ok? Quello che chiamiamo il genotipo. Allora, in tutto questo passaggio, che sarà lo sviluppo, noi vedremo questo genotipo trasformarsi in un fenotipo, ok? Quindi, come viene in qualche modo sviluppato il programma di sviluppo che c'è in questo DNA, questo sarà un tema che ovviamente non è risolto, la biologia moderna non l'ha risolto, ma di cui noi cercheremo di farci un'idea il più realistica possibile, d'accordo? E in fondo il DNA, appunto, sappiamo che contiene queste istruzioni, un po' come un origami, ok? Il problema è che noi non sappiamo leggere queste istruzioni. Okay. Sappiamo che ci sono dei geni, sappiamo che ci sono delle regioni regolative, e poi in realtà come tutto questo funziona non lo sappiamo. Però in qualche modo, in una qualche lingua, potremmo dire quasi davvero una lingua, nel nostro DNA possiamo immaginarci appunto una serie di istruzioni. Okay. Però questo sistema dell'origami, al di là delle istruzioni, mi piace perché appunto l'origami è un processo che passa attraverso tutta una serie di passaggi e questi portano alla forma finale, d'accordo? Quindi noi cercheremo di capire tutto questo processo. Ovviamente non sappiamo leggere il DNA nel suo complesso, quindi leggere il processo in modo isolato, sempre che si possa, tutto sommato. Ok, però possiamo andare a vedere appunto come il genotipo e il fenotipo sono in relazione l'uno con l'altro ai diversi passaggi che porteranno. Quindi l'idea della biologia dello sviluppo come un lungo processo, ok? Che continua tra l'altro tra le generazioni. Vabbè, dai, questo lasciamo perdere. Oh, sì, no, anzi, facciamolo lo stesso, dai. Vediamo quanto siete preparati, di coscienza, facciamo un test.
Quindi lo sviluppo, che cos'è lo sviluppo? Quando è che comincia lo sviluppo? Quando è che è cominciato lo sviluppo sulla Terra? La vita sulla Terra? In miliardi di anni? 2, 3, 4, 5? 6, che offre di più? Ma lo potreste sapere o non lo sapete? Se lo sapete l'avete letto su Focus o qualcuno ve l'ha già detto? Eh? Spara, qualunque cazzata va bene, anche l'altro ieri, eh? 3 miliardi e mezzo, dai, più o meno, sì, giusto. Ok, gli eucarioti da quanto tempo sono in giro? Perché i procarioti hanno meccanismi di sviluppo che c'entrano con il nostro corso? Diciamo di no, magari fanno delle colonie, potrebbero anche organizzarsi in qualche modo, ma non è, sono in qualche modo clonali, ma non è proprio quello che chiamiamo sviluppo. Ok, 2 miliardi di anni per gli eucarioti. E gli umani? Le piante hanno una biologia dello sviluppo? Non ho capito, sì o no? Sì, assolutamente sì. Mi spiace, è un mio limite. Però diciamo che nei corsi di botanica in realtà gli aspetti di sviluppo vengono trattati. Ok, 600-650 milioni di anni. E quindi lo sviluppo da quanto tempo c'è? Secondo voi? Lo sviluppo animale o vegetale c'è da quando esiste che categoria di animali? Gli organismi? Scusate? Pluricellulari, ok? Organismi pluricellulari, e quindi circa un po' dopo alla comparsa degli animali. Ok, e appunto nel momento in cui più cellule, cloni di cellule, ok, piccoli tumori cominciavano a girare per i mari, lì inizia lo sviluppo, ok? Quando una singola cellula si divide e forma una colonia di cellule uguale a se stessa, come DNA dal punto di vista genotipico, e nel momento in cui queste cellule cominciano a differenziarsi l'una dall'altra, lì inizia la biologia dello sviluppo, dal punto di vista evolutivo, ok? Allora, che cosa comprende questo meccanismo di sviluppo che praticamente compare insieme con gli organismi pluricellulari, ok? È contestuale. Comprende una serie di meccanismi, quindi sicuramente la crescita, quindi un aumento di dimensioni. In realtà questo adesso che vi dirò l'ho scritto perché l'ho letto, ma forse non lo metterei per primo. Sicuramente la divisione cellulare, devono aumentare il numero delle cellule e questo è fondamentale. Ma ecco che lì, confuso in mezzo alla lista, invece viene una delle mie parole preferite, differenziamento. Ok, questo è uno dei grandi misteri e forse il primo che cominceremo a analizzare nella prima parte del corso, il differenziamento. Com'è che le cellule si diversificano l'una dall'altra? Che si parte da un tipo cellulare e a un certo punto i destini si separano, tu vai a fare l'architetto, io vado a fare il biologo. Come succede tutto questo? Due gemelli, opla. Ok, e poi il pattern formation. Quindi bisogna produrre il tipo cellulare giusto, ma devi anche metterlo nel posto giusto, ok? Io di un fotorecettore sulla punta del piede, ma in mezzo alle unghie non funziona, guarda, trasmette, ho capito, però non mi serve, va bene? Quindi creare un pattern, quindi saper dare origine al tipo cellulare giusto, ma anche metterlo nel posto giusto. Ok, e quindi da un lato vedremo questo mettere al posto giusto organizzato in due ambiti. Uno è l'organizzazione del piano del corpo, e lo vedremo formarsi nell'embrione, e l'altro è la morfogenesi, cioè la formazione poi delle forme e delle strutture. Quindi dare forma alla materia usando questi blocchettini di Lego chiamati cellule. Va bene? Far sì che le cellule si muovano e si organizzino in dei pattern. Ok, appunto, quindi in realtà due delle di crescita parleremo poco, ma di differenziamento, pattern formation e morfogenesis invece parleremo ampiamente. Ok? E sono questi tre ambiti quelli che danno risposta alle domande che ho messo. Ok, come si fa a prendere il
tipo cellulare giusto e metterlo nel posto giusto? E come si fa a fare in modo che resti lì e mantenga il suo fenotipo? Ok, che non ridiventi una cellula staminale embrionale, ok? Ma una volta che sei diventato un architetto, non mi cambiare idea, ok? Perché tu devi fare ponti, e se cominci a fare le analisi del sangue mentre fai i ponti non funziona, va bene? Ok, quindi queste sono una serie di questioni. In effetti, biologia dello sviluppo ha perso il termine, diciamo, la disciplina nostra, biologia dello sviluppo, perde la parola embriologia a un certo punto della sua storia, proprio per questo concetto dello sviluppo che non prende solo più la parte embrionale. Non è solo più qualcosa che compete allo sviluppo embrionale, ma coinvolge l'intera vita dell'organismo, ok? Noi siamo un processo di sviluppo che non finisce mai, d'accordo? Ci verranno i capelli bianchi, le nostre cellule si modificheranno, d'accordo? Quindi l'idea è che la biologia dello sviluppo, noi ovviamente vedremo più la parte embriologica, io non ce la faccio ad andare anche più in là, la parte di rigenerazione, però la biologia dello sviluppo in realtà comprende una serie di argomenti che non tratteremo, ma che competono in realtà poi alle fasi postnatali. Ok, e quindi appunto le questioni della biologia dello sviluppo, qui le ho messe in modo un pochino più ordinato. Quindi da un lato il differenziamento, quindi differenziare le diverse cellule, e qualcosa dovreste già sapere, dico bene, rispetto ai foglietti embrionali. Cosa sappiate dirmi di foglietti embrionali? Aspettate che li tolgo, sennò non vale. Foglietti embrionali cosa sono? Dai, così saggio un attimo cosa sapete già. Se non lo sapete, dite non lo so. Foglietti embrionali? Non lo sapete? I derivati, quando studiavate i tessuti? Avete fatto anatomia, vero? No? Sì, dai. Avete mai sentito parlare di ectoderma? Eh? Che cos'è l'ectoderma? No, non dottore, stanno male. Allora, cos'è l'ectoderma? Mi sento male, eh? Il foglietto più esterno, costituito da che cosa? Che tipo di tessuto sarà? Epiteliale. È un epitelio che ricopre, vi ricordate quale fase della... Ta-da! Blastomero, no. Ah, però grazie per averci provato. Grazie. No, non è il blastomero, vabbè, adesso li vediamo. Ok. Ok, questo dei i foglietti embrionali era qui per farvi un esempio di un iniziale differenziamento, ok? Perché appunto il differenziamento, questi lineage, adesso lo affronteremo questo tema dei lineage, dei lineaggi, quindi le cellule si dividono, diventano parte dell'ectoderma, ma poi man mano che lo sviluppo progredisce, per esempio alcune cellule dell'ectoderma diventano... C'è un altro famoso tessuto che non è l'epidermide, ma origina anche lui dall'ectoderma, che è tubo neurale. Ok, lo sapevate tutti? No, vi prego, non morite. Ok, quindi quello è un tessuto che diventa qualcosa e poi si modifica, si differenzia. Ok, cellule che erano tutte dell'ectoderma, qualcuna diventa qualche cosa, qualcuno diventa qualche cosa d'altro. Ok, e volevo solo capire quanto avevate già in mente e chiari questi concetti. Ok, poi pattern formation, quindi come si fa a decidere che cos'è la testa, dove la coda, dove si fanno le braccia, dove si mettono le gambe. Quindi il piano del corpo. Avremo tutta una parte, inizieremo con la drosofila, poi cercheremo di capirlo anche nei mammiferi, in cui cercheremo di capire come l'embrione decide da che parte sta la testa e da che parte c'è la coda e non fa confusione. E se da una parte c'è la testa, dall'altra parte metterà la coda e non di nuovo la testa. Ok. E poi ovviamente
la crescita. Questa è una cosa che a me dispiace, non riesco ad affrontare tanto. Ci sono alcuni modelli molto belli, tipo il braccio o gli arti, la crescita dell'arto. Se riusciamo alle ultime lezioni lo accenniamo, adesso vediamo. Però ci avete mai pensato che voi avete due braccia che sono lunghe uguali? Ok? E non si sono parlate, stanno dai due lati opposti del nostro corpo. Le cellule di questo braccio non vedono né parlano con le cellule dell'altro braccio, d'accordo? Eppure le due braccia sono cresciute lunghe uguali. Magia, magia della biologia, e la scopriremo magari un giorno. Ok, poi ovviamente la riproduzione, anche questo sarebbe un argomento classico della biologia. Adesso vedo un po' come me la cavo. Io classicamente lo trattavo, però ultimamente mi sto concentrando su differenziamento e morfogenesi, e quindi adesso vediamo se la parte riproduttiva la lasciamo a cioè, o ve ne parlo io. Ok, e poi ovviamente l'evoluzione. Questo invece è una questione che ritroveremo da tutte le parti nel corso, rivedremo più e più volte, perché, perché dov'è che nasce l'evoluzione? Dov'è che le specie cominciano a differenziarsi l'una dall'altra? Dov'è che si formano queste forme diverse, ok? Che l'ala del pipistrello è lunga così, mentre la manina del topolino è piccolo così, ok? Che la ratta bloira diventa bloira. È un processo di sviluppo, ok? In cui questo territorio embrionale ha una crescita diversa. Questo dipende sicuramente dalle informazioni genetiche, però in qualche modo l'evoluzione viene spiegata dalla biologia dello sviluppo, e ovviamente poi la biologia dello sviluppo, per capire come funzionano i meccanismi, ha bisogno di rifarsi all'evoluzione. In realtà non esiste nessuna disciplina biologica che non ha bisogno dell'evoluzione per spiegarsi e per capirsi. Però diciamo che la biologia dello sviluppo, nell'altro senso, dal punto di vista appunto dell'interesse degli evoluzionisti, è una disciplina molto interessante. Chi si occupa di evoluzione in realtà è sempre molto esperto anche di biologia dello sviluppo, e non è un caso. E questa è una cosa antichissima. Io qui vi ho citato una vecchia teoria, una teoria che si chiamava Recapitulation Theory. Sapevate che esistono degli stadi di sviluppo spesso molto simili per i membri dello stesso filum o tasta o così di queste cose? Qualcuno me l'ha già detto, no? Avete fatto zoologia e avete parlato. Come si chiama, se lo sapete, come si chiama quello stadio in cui gli organismi dello stesso filum passano attraverso una forma embrionale molto simile e poi si differenziano? Lo stadio... Ehi, dai, lo stadio delle Alpi, no, non esiste più, l'hanno buttato giù. Lo stadio filotipico. Mai sentito parlare di stadio filotipico? Vabbè, adesso ve ne parlerò. Comunque, è uno stadio in cui, appunto, gli embrioni si somigliano moltissimo. E questo signor Haeckel, che in realtà era interessato di evoluzione, poi lui è andato a fare il paleontologo, per fortuna, perché come embriologo, insomma, così, però diciamo... questo signore aveva ipotizzato appunto questa idea che l'ontogenesi ricapitolasse la filogenesi. Attenzione, perché questo sembra ragionevole. Beh sì, l'ontogenesi non ricapitola la filogenesi, vengono le tasche embrionali, però poi si trasformano, giusto? No! Ok, ci sono degli stadi, c'è cioè in qualche modo uno stadio a cui tutti gli animali passano e poi dopo si differenziano. A partire da quello stadio, cioè c'è una specie di convergenza. E in realtà noi non passiamo da uno stadio pesce, d'accordo? Noi abbiamo uno stadio in comune col pesce. Questo signore pensava che il nostro sviluppo passasse da uno stadio pesce, poi uno stadio maiale, e poi la cima dell'evoluzione, questa idea dell'evoluzione come di una scala, l'uomo è in cima, e noi abbiamo passato tutte le tappe dello sviluppo, dal pesce al maiale,
alla scimmia e alla fine diventiamo degli uomini, perché siamo la punta dell'evoluzione, ok? Bah! Cagata galattica, ok? Non è vero, non siamo la punta dell'evoluzione, tutti ci siamo evoluti allo stesso modo, qualcuno più in fretta, qualcuno se l'è presa più comoda, ma abbiamo tutti avuto lo stesso tempo per evolverci. In effetti, in realtà la questione sarebbe meglio vederla in questi termini, con questa clessidra, la famosa clessidra dello sviluppo, o il modello a clessidra dello sviluppo, ok? Quindi noi partiamo da punti di partenza molto diversi, ok? L'uovo dello struzzo o l'uovo della rana, ok? Sono molto diversi, del pesciolino, questa pallinetta così. E però tutte queste forme molto diverse, ok, di inizio dello sviluppo embrionale, in qualche modo sembrano convergere verso uno stadio simile. E da questo stadio poi divergono. Perché secondo voi? Non si sa, quindi sparatene. Però questo ci dice molto di come funziona lo sviluppo. Perché c'è una tappa, come se ci fosse entrare il cartellino. Che cosa ci dice del modo in cui funziona lo sviluppo e del modo in cui funziona l'evoluzione? Secondo voi? Boh, dai, sparatene una. Perché si passa per una fase simile e poi dopo le forme divergono? E poi soprattutto perché convergono? Perché è fatto a clessidra? Non potevano stare divergenti tutto il tempo? Nessuno voglia ricimentarsi? No? Vabbè, allora lo trovate sul sito. Io non ve lo dico. Va bene. No, in realtà ci sono tanti motivi che possono portarci. Da un lato c'è chi pensa che sia un pochino più difficile, cioè ci siano delle forme, delle strutture che sono un pochino più difficili da formare, e altre che magari sono più semplici. E quindi sulla diversa probabilità che qualche cosa cambi e dia origine ad una struttura differente, ci possiamo avere diverse fasi in cui questo succede. Ed evidentemente questa fase, a partire da una, cioè si forma il piano del corpo, e il piano del corpo, diciamo, rimane più o meno conservato, ok? E però per formare delle forme diverse a partire da questo piano del corpo, questo deve essere più semplice. Quindi allungare molto un braccio, mettere il collo lungo, mettere il collo stretto, quindi in qualche modo storpiare i pezzi è molto più difficile, è molto più probabile, scusate, è molto più semplice che non modificare delle parti di sviluppo che cambiano questi passaggi. È molto più semplice e probabile che avvenga, piuttosto che non modificare le tappe di sviluppo che settano il piano del corpo, ok? E quindi verso il piano del corpo c'è in qualche modo una convergenza. È un'ipotesi, ok? È una teoria, però in qualche modo ci dà un'idea di come potrebbe funzionare lo sviluppo, ok? Quindi ci sono alcune cose su cui si può lavorare più facilmente: allungare, stringere, allargare, gli occhi grossi, gli occhi piccoli, d'accordo? Le orecchie a sventola, anche tu, anch'io, hai visto? Su queste cose si lavora più facilmente, in qualche modo, lo sviluppo, ok? Crea variabilità e varietà più facilmente, più velocemente. Ok, allora, ma appunto, dai, le leggi di Bayer adesso le lasciamo partare. Quello che però appunto possiamo riconoscere in tutti gli animali, che sono quelli che tratteremo in questo corso, sono una serie di stadi, abbiamo questo stadio filotipico, però in generale una serie di tappe attraverso le quali tutti gli animali passano. E sono tappe che io sinceramente speravo che voi ricordaste, o qualcuno vi avesse già detto. Se così non fosse, insomma, ripassiamole, perché ovviamente questo sono il campo da gioco dove noi passeremo il nostro corso. Quindi la fertilizzazione, lo zigote che si divide con un processo che si chiama, beh, c'è scritto lì, segmentazione, ok? Poi c'è la gastrulazione. Che cos'è la gastrulazione?
menstruazione è un momento fondamentale, anche qua, prima dell'orgasmo, è fuori prima dell'orgasmo, è un momento cruciale. Cosa succede? Si guardano i foglietti, ok? Il mesoderma si invagina, quella si chiama gastrulazione. E si formano i tre foglietti, ma non solo, lì si formeranno, vedremo anche gli assi del corpo, davanti, dietro, destra, sinistra. E poi, diciamo, formati questi tre foglietti, abbiamo un ulteriore passaggio, in cui inizia l'organogenesi. La prima struttura che si vede molto bene è il tubo neurale, che si ripiega, ve lo ricordate? Sto dicendo cose che sapete, evoco qualcosa che avete già sentito, ok? E poi, insomma, si passa attraverso una strada, una serie di stadi di immaturità, larvali, embrionali, chiamateli come volete, e questo porta poi ad un organismo adulto, che però poi continua il suo sviluppo in alcuni comparti, in modo particolare. Ok, ma che cos'è che regola tutto questo processo? Quali sono le forze che regolano tutto questo? E questa è una domanda che... Cioè, probabilmente se posso muovere il mio, però non sapeva scrivere, non sapeva dirlo. Gli antichi greci guardavano le uova di pollo in trasparenza e Aristotele già aveva pensato che esistesse un qualche sistema, una qualche energia, virtù, forza vitale, comunque che organizzasse la materia in neoformazioni, cioè che si partiva da qualcosa di indistinto e questa materia poi si organizzava a creare delle strutture definite. Ok? E questo è stato per tanti anni, fino, diciamo, la visione prevalente, fino all'invenzione del microscopio. Questa è una storia buffissima in cui l'evoluzione tecnologica invece fa fare un passo indietro. L'invenzione del microscopio, in realtà diciamo un po' condizionata da varie credenze religiose, aveva invece rilanciato questa idea del preformismo. Avete mai sentito parlare di preformismo? Erano, diciamo, un'idea dello sviluppo come di un sistema che si occupava puramente della crescita. Quindi gli organismi erano tutti miniaturizzati, c'erano tanti mini te che erano stati creati da Dio all'inizio dei tempi e stavano lì, ok, non disperdere il seme. E ovviamente l'ovino stava nello spermatozoo, la donna puro contenitore, che fa crescere questo seme che ha l'uomo, seme. E non è un seme, lo sapevate, sì. Ok? E questi primi microscopisti, talmente convinti delle loro idee e dei loro modelli, che in realtà venivano dalla religione, per questo che ve lo racconto, attenzione ai modelli, perché uno si convince dei modelli, guardavano nel microscopio, guardavano lo spermatozoo e ci vedevano un omino dentro. Ma convinti, eh? E io qui vi ho messo una foto, io l'omino non lo vedo, comunque non lo so. Va bene, beati loro che li vedevano. Ovviamente era una stupidaggine, però anche una storia buffa. E è una storia in realtà che è andata avanti per un bel po', cioè preformisti, preformismo ed epigenesi hanno litigato per un bel po', fino a che ovviamente una serie di istologi, evviva l'istologia, e la teoria cellulare, quindi la definizione della teoria cellulare, le cellule sono i componenti fondamentali della vita, l'uovo è una cellula e si divide per formare altre cellule. Le neoformazioni a quel punto erano lì sotto gli occhi di tutti per davvero, colorate coi coloranti istologici, si vedevano bene. Il signor Pander, che ha lavorato in embriologia per un anno e mezzo o due, mi pare, tipo la tesi di laurea, non si sa mai, ha inventato i foglietti embrionali, i famosi foglietti che studiano milioni di studenti da anni. Lui ha fatto un paio d'anni e poi si è stufato, ha fatto altro, è andato a fare il paleontologo, però ci ha lasciato questa importantissima osservazione. Ok? E quindi l'idea dello sviluppo come una serie di lineaggi che si che passano e che attraversano l'intero sviluppo. Ok, allora, ma a questo punto cominciamo a entrare sempre soft, vi dirò. Ci sarà una presa, scusate. E no, sono tutte occupate. Davanti. Eccolo. Qua. Un attimo, problemi tecnici, non c'è la pubblicità. Ok, voilà,
leggete Wikipedia. Allora, il differenziamento. Ok, questa è la prima cosa di cui iniziamo sempre soft, non vi preoccupate. Andremo giù più duri con calma, ci arriviamo piano piano. Facciamo dei preliminari, diciamo così. Allora, il differenziamento è quel processo attraverso cui appunto gli organismi pluricellulari, partendo da una singola cellula, lentamente diventano formati da cellule diverse, molto diverse tra di loro, ok? Quindi in cui le cellule si differenziano le une dalle altre. Questo è il concetto, ok? Una diversificazione, proprio la parola lo intende molto bene. Ok, ma che cos'è che le rende differenti? Quando è che i loro destini si separano? E continuate a immaginarlo, mi raccomando, come un processo, qualcosa che inizia da uno stadio comune e lentamente si differenzia. Allora, questa idea del, appunto, della presenza di lineaggi, di genealogie, così come c'è il nonno, il bisnonno, eccetera, eccetera, che ci sono dei lineaggi, clonali ovviamente in questo caso, non come le nostre famiglie, però, è appunto iniziata con l'inizio dell'embriologia descrittiva. E August Weismann è uno dei padri appunto dell'embriologia, e lui appunto aveva descritto molto bene questo dividersi dei lineage e aveva anche notato che uno dei primissimi eventi è la suddivisione tra la linea germinale e la linea somatica. Io spero di riuscire a raccontarvi questa storia, ma la linea germinale, cioè quelle cellule che differenzieranno in cellule staminali dei gameti, quelli sono sempre un po' al bordo dell'embrione, si specificano sempre al bordo dell'embrione e hanno una loro storia che è separata quasi dall'inizio, molto presto, ok? E lui infatti immaginava che esistesse un plasma germinale, un qualche cosa nella zona in cui si formavano queste cellule che le portava a diventare appunto gameti, quindi questo plasma germinale come la fonte dell'eterna giovinezza. E appunto lui identificava questa diversità e nel cercare di farsi un'idea di come poteva avvenire questa diversificazione, tiro giù un modello. Adesso in realtà lui aveva in mente degli esempi specifici, però adesso sarebbe lungo, li vedremo. Ok, però il modello che lui fa, senza avere ovviamente nessuna idea di molecole, geni, non c'era la genetica, non c'era niente, è quella dei determinanti nucleari. Ok, e ne parliamo perché ancora dice qualcosa questa teoria. Cioè lui che cos'è che immagina? Che nel nucleo, e già aveva capito che il nucleo doveva essere un elemento importante di questa storia, nel nucleo ci fossero dei determinanti, che lui non sapeva dire bene che cosa fossero, e che in qualche modo però permettevano di specificare singole tipologie cellulari. Lo zigote possedeva tutti questi determinanti, ma man mano che l'embrione si divideva, questi determinanti venivano ereditati in modo differenziale dalla progenie. Quindi certe linee cellulari si portavano dietro certi determinanti e altre no. Forte, eh? Vi ricorda qualcosa che avete già sentito? Questa divisione in cui le due cellule non sono più uguali. Una si è portata dietro qualcosa e l'altra si è portata dietro qualcos'altro. Che cos'è che vi ricorda? Eh? Avete già visto un tipo di divisione in cui succede questa cosa? Cellule staminali, ma più in particolare, come viene chiamato questo tipo di divisione? In cui le due cellule figlie non sono uguali, ma si portano indietro dei determinanti. Non pensate al nucleo, non sono nucleari quelli che avete visto, secondo me. Non me l'ha fatto la professoressa la formazione? Della cellula uovo, tu dici la meiosi? Eh beh, sì, nella meiosi lì stai pensando al nucleo. Dimenticate il nucleo un attimo. Parliamo di cellule diploidi, ok? Avete visto qualche divisione in cui ci sono delle molecole di membrana che finiscono da una parte e non dall'altra? Anche dette divisioni asimmetriche? Ok? Non so, notch, numb, sono molecole di cui avete parlato? E la segregazione differenziale alla divisione, ne avete parlato? Scusate?
clonazione potrebbe essere un esempio di divisione asimmetrica, in cui la cellula figlia non è uguale alla cellula madre, ok? In cui ci sono le due cellule, si portano dietro un'eredità citoplasmatica, ok? Stiamo parlando di molecole che ci sono nel citoplasma e non nel nucleo, però che le rendono diverse, ok? Questa cosa succede veramente. E la vedremo, ok? Ovviamente lui non ne aveva la più pallida idea, quindi ha fatto un sistema estremo. Ha fatto un modello, e così sono tutti i modelli, estremo, in cui tutto funzionava così. Ok, bello il modello, ma bisogna provarlo. Ok, il modello funziona perché ti permette di costruire degli esperimenti per capire se funziona così, non funziona così, o funziona più o meno così, o quasi così, o non funziona per niente così. Ok, e l'idea che ha avuto il primo che ha pensato di verificare questo modello, ma l'avete capito? È chiaro? Ok, ci sono dei determinanti, degli elementi chiave, dei master genes, li chiameremo oggi, che sono già nel nucleo e che condizionano il destino di quella cellula. Ok? Si viene, quindi quello, i determinanti porteranno questi qua alla parte di destra e questi qua alla parte di sinistra, ok? Questi sono i destrini e questi sono i sinistrini, le molecole, ok? Allora Ru ha questa idea, vabbè, proviamo. Alla prima divisione lui cosa fa? Prende un ago incandescente e uccide uno dei due blastomeri, ok? Questo appunto dovrebbe dare origine alla parte destra o alla parte sinistra del corpo. Cosa vede lui? Vede che si forma solo la parte destra dell'embrione, che poi ovviamente degenera perché non ce la fa a finire il suo sviluppo. Funziona! Ci aveva ragione lo zio Weissmann. Se io la destrina e la sinistrina, se io tolgo mezzo embrione, si sviluppa solo il destro. Non vedete però un qualche problema in questo esperimento? Che ne dite? Voi avete mai sentito parlare di gemelli identici? Come nascono i gemelli identici? C'è qualcosa che non torna in questo esperimento, ok? Questo metà dell'embrione, secondo voi, si è sviluppata normalmente? O di fianco aveva qualcosa? Cioè, avere un cadavere di fianco, siamo sicuri che fa sì che lo sviluppo come se non fosse, l'aveva ucciso, e quindi, ma era lì, c'era il cadavere, ce l'aveva appeso. Non è proprio la stessa cosa, ok? E adesso vedremo dov'è che infatti questo esperimento non torna. Comunque, un altro, il signor Drish, che invece forse aveva visto che quell'esperimento non lo convinceva tantissimo, decide di usare un altro modello, un modello un po' più comodo, in cui è facile separare i blastomeri e quindi lasciarli sviluppare per conto loro. Questo è il modello del riccio di mare. Quindi lui prende l'embrione di riccio di mare, l'embrione di riccio di mare si divide inizialmente in quattro blastomeri, la segmentazione, e lui che cosa fa? Li shakera, rompe la membrana che c'è intorno, li shakera e poi li lascia crescere da soli. Va a casa la sera, saluta la moglie, i bambini, torna al mattino convinto di trovare quattro pezzi diversi dell'embrione, ok? Come se fossero l'embrione si sviluppa ogni pezzo per conto suo. E invece che cosa trova? Quattro larve normalissime. Ma come? Lo zio Weissmann, il mio idolo, lui ha sempre ragione. C'è qualcosa che non funziona. Cioè, ovviamente, il destino di questi blastomeri non era quello di dare una larva intera. Ok? Se noi seguivamo il destino di questo blastomero, lui avrebbe dato un pezzo della larva. E idem l'altro. Ok? Vedremo cos'è il fate mapping. Però possiamo già avercene un'idea. Ecco, lui invece, tada, trova quattro larve. Questo vuol dire che invece questi blastomeri sono scappati al loro destino. Sono riusciti a andare oltre il loro destino, ad esprimere un potenziale che andava oltre il loro destino, ok? E però questo mette un po' in crisi l'idea dei determinanti, perché se funzionava così, il destino doveva essere segnato. Queste cellule non dovevano possedere le informazioni che gli permettevano di dare origine agli altri pezzi della larva. Doveva essersi tutto perso in questa prima divisione, ok? In cui i determinanti determinavano e ti permettevano di fare la bocca. Tu avevi solo i determinanti dell'ano. Da dove l'hai tirata fuori sta bocca? Ok?
E lui vuole andare oltre, vuole andare oltre e fa un esperimento ancora più raffinato per appunto verificare questo rapporto tra fate e potential. Cioè, cosa fa? Lui schiaccia la larva, aspetta uno stadio in più, ok? La segmentazione la vedremo del riccio di mare. Comunque le cellule si dividono ancora, passano a uno stadio a 8 cellule, poi a 16 cellule. Lui che cosa fa? Fa sì che queste ultime divisioni, queste due divisioni, avvengano schiacciati tra due vetrini, ok? Vedete che normalmente c'è, diciamo, una parte dorsale e una parte ventrale. Invece quando lui li schiaccia, i blastomeri si girano e vengono un po' così a scacchiera. Ok? Allora, secondo il modello dello zio Weissman, se noi prendiamo questi blastomeri, uno avrebbe dovuto dare il braccio, l'altro la gamba, stiamo parlando di ricci di mare, sto scherzando, però per farvi capire, uno l'orecchio e l'altro il naso. Io mischio tutto. Che cosa? Lui va a casa, saluta la moglie, legge la storia ai bambini, la mattina dopo torna in laboratorio e cosa si aspettava di vedere? Secondo voi? Eh? Vabbè, questo secondo la sua nuova teoria, però secondo l'idea dello zio Weissman, che cosa avrebbe dovuto vedere? Se era vera quella storia dei determinanti? Ok? Un Picasso, esatto, ok? Lui ha detto, ma Picasso noi lo facciamo in laboratorio, che ci vuole? Ok, transgenic art, no, anzi, developmental art. Esatto, lui si aspettava un Picasso, cioè un braccio di qua, l'altro si è spostato, viene la gamba da storto, così. E invece, di nuovo, trova delle larve normali, come giustamente avevi previsto tu. E quindi ne conclude che la posizione relativa di un blastomero all'interno dell'intero embrione determinerà che cellula lui sarà. Quindi non è tutto predeterminato, non è tutto predeterminato da dei determinanti che ci sono nell'uovo, che le cellule si dividono tra di loro, ma esiste un potenziale e esiste una regolazione di questo potenziale. Cioè il concetto di che viene fuori dagli esperimenti di del signor Drish è che esiste un sistema di regolazione dello sviluppo, anche detto sviluppo regolativo o anche detto specificazione condizionale. Cioè il potential, il potenziale di una cellula e dell'embrione di uno di questi primi blastomeri è più grande del suo destino nell'embrione intatto. Ok? E l'idea che il destino di un blastomero viene decisa lentamente durante lo sviluppo attraverso meccanismi regolativi. Ok? Quindi c'è qualche cosa che regola questo destino. È chiaro? Quindi lui non sa che cosa sono le molecole paracrine, è chiaro che c'è una comunicazione tra cellule che entra in gioco in tutto questo. Le cellule si parlano tra di loro, io sono qui, tu sei lì, io divento questo, se io divento questo, tu diventi quello. Va bene. Quindi c'è una regolazione, c'è data tra le cellule tra di loro, non è tutto predeterminato. In realtà non è sempre così, ok? Il signor Drish ha trovato in qualche modo un caso particolare e similmente a un caso particolare pensava il signor Weissman. In realtà lo sviluppo cosiddetto a mosaico, in cui invece se tu separi questi blastomeri ognuno va realmente per conto suo, il Picasso, esiste veramente. Ci sono degli, per esempio le ascidie sono un grande classico, in cui in realtà ci sono dei determinanti in alcuni di questi blastomeri che ne condizionano il destino. Vedremo, la madre nell'uovo può lasciare delle istruzioni, può già dire qui facciamo questo, lì facciamo quello, ci può già essere una mappa del futuro embrione nell'uovo. Questo succede. In realtà però ovviamente succede entro un certo limite, ok? Diciamo che in tutti i casi, lo vedremo, lo sviluppo ha una sua componente a mosaico,
Quindi ci sono dei determinanti che si possono passare, le cellule nel dividersi in modo asimmetrico, e c'è però poi una componente regolativa, in cui le cellule invece interagiscono tra di loro scambiandosi dei segnali paracrini. Ok, e questa però differenza tra quello che è il potenziale e quello che è il destino è il passaggio che porta questo potenziale a concretizzarsi in un destino, è un altro punto fondamentale del nostro corso. Ok, io vi ho detto dal genotipo al fenotipo, adesso restringiamo un pochino il campo, ok? Andremo dal potenziale al destino, ok? Tu potresti essere un grande pianista. Tu, dicevo di te. No? Potresti essere un grande pianista, guarda come batti sulla tastiera. Però poi magari questo, ok, ce ne tanti qui che potrebbero diventare dei grandi pianisti, ma poi su qualcuno andrà il maestro giusto e solo qualcuno svilupperà questo potenziale e lo trasformerà in un destino, ok? Questo è un concetto di nuovo molto molto importante, potenziale e destino. Ok, ma il concetto di potenziale però è un pochino, specialmente se lo mettiamo su questa similitudine con genotipo, è un pochino vago, d'accordo? Che cavolo è sto potenziale? Cioè, come lo misuro il potenziale tuo di diventare un pianista? Il dubbio più grosso, il problema principale nel misurare questo potenziale è che i geni per costruire l'organismo ce l'hanno tutte le cellule, siete d'accordo? Tutte le nostre cellule hanno lo stesso DNA. E questo è stato in realtà molto ben evidenziato con una serie di altri esperimenti, che da un lato ovviamente ci dicono, sì è vero, tutte le cellule hanno il DNA intero, concetto di genomic equivalence, che sono sicuro avete già sentito, è vero o no? L'avete già sentito? Non lo so, però a noi interessa qualche cosa di più che viene fuori da questi esperimenti. Sì, genomic equivalence, ma anche come si misura questo potenziale. Allora, qual è l'idea dei signori Briggs e Kings? Loro prendono delle uova di rana, loro vogliono vedere qual è il potenziale di nuclei di cellule a vari stadi dello sviluppo. Cellule prese da tessuti differenziati, ok? Cellule differenziate. Quindi andiamo alla fine del processo e vediamo quanto sono capaci di tornare indietro. Ok? La macchina del tempo, cellulare, nucleare, del differenziamento. Si può tornare indietro nel differenziamento? Noi l'abbiamo sempre visto come un processo unidirezionale, si può tornare indietro? Allora, cosa fanno per verificare questo? Usano una macchina del tempo biologica, che è l'ovocita potenziale, là dove tutti i determinanti di Weismann potrebbero essere presenti. Quindi che cosa fanno? Prendono delle cellule da tessuti differenziati e le impiantano in ovociti a cui ovviamente hanno tolto, zigoti, scusate, a cui hanno tolto il nucleo. Quindi attivano l'ovocita, c'è la fecondazione, lo sviluppo parte, ma poi gli tolgono il nucleo e glielo sostituiscono. Ah no, aspetta, le informazioni prendele da questo qua. Ho sbagliato, ti avevo dato il foglietto sbagliato, leggi qua, leggi qua. E vanno a vedere quanto questi nuclei di cellule differenziate sono capaci di tornare indietro, di io sono un eritrocita, no, tu sei un nuovo organismo. Risveglia il tuo potenziale, fratello, oh yeah. Allora, e quindi prendono questi nuclei e cercano di risvegliare il loro potenziale. E la cosa che scoprono, l'esperimento in realtà non riesce del tutto, ma lascia... prima di tutto una tecnica clamorosa, cioè quella di nuclear transfer che viene usata ancora oggi, ok? E in secondo luogo una curva che adesso cerco di farvi capire a che cosa si riferisce, che parla moltissimo, deve parlare moltissimo alla nostra testa di biologia dello sviluppo su che cosa succede nel rapporto tra fate e potential. Cioè, loro prendono, vedete qua, late blastula, early gastrula, neurula, tailbud, questi sono stadi successivi di sviluppo, ok? Loro prendono nuclei da vari momenti dello sviluppo, di queste bestioline, di queste ranette,
e li impiantano e vanno a vedere poi la percentuale di loro trapiantano 80 nuclei, quanti arrivano a svilupparsi normalmente? Allora, se partono dalla early gastrula, quindi sono cellule che hanno già preso la differenza, sono già entrate nei vari foglietti, ok? Ectoderma, mesoderma, quindi hanno già fatto delle scelte, sono già abbastanza in là, si sono già differenziate a sufficienza. Queste cellule sono molto plastiche, ok? Il loro potenziale si risveglia molto facilmente. Nell'80% dei casi hanno delle larve che si sviluppano normalmente, mica male. Però poi, guardate qua, c'è qualcosa che fa crollare questo potenziale. Con gli adulti l'esperimento non gli viene, d'accordo? Quindi c'è qualcosa che, cioè, da un lato c'è, ci dice che effettivamente il citoplasma dell'ovocita funziona da macchina del tempo, è in grado di risvegliare questo potenziale, ok? Può far tornare indietro il nostro nucleo specificato, ma che diciamo differenziato. Ma fino a un certo punto, ok? C'è un crollo verticale, ok? In qualche modo qualcosa si fissa. Cioè l'idea che effettivamente lo sviluppo tende a essere unidirezionale e è reticente all'idea di tornare indietro, questo è vero. E questa linea ce lo fa vedere, d'accordo? Ce ne dà una misura che va contestualizzata nell'esperimento, ma che secondo me è importante tenere a mente. Ok, il signor Gurdon, in realtà pochi anni dopo, riprova lo stesso esperimento ma su un'altra specie, perché nel laboratorio dove era andato, adesso mi ricordo più se ci faceva già il dottorato, il postdoc, comunque si usava quest'altra specie, lo Xenopus. E che cosa vede in questi Xenopus levis? È fortunato in realtà, cioè lui fa lo stesso esperimento di Briggs e Kings, ma per qualche motivo lo Xenopus ha un potenziale molto maggiore, cioè l'uovo di Xenopus sulla cellula differenziata di Xenopus è molto più efficace nel risvegliarne il potenziale, ok? E quindi vedete che le percentuali sono molto più alte, rimangono molto più alte nello sviluppo, sempre però attenzione, ok? Se voi volete produrre Xenopi e clonarli, vi interessa dove va a finire questa curva, ma il concetto per noi è abbastanza lo stesso, è molto simile. La caduta verticale c'è lo stesso, ok? Quindi le cellule più avanzate nel differenziamento sono reticenti, non tornano indietro volentieri, c'è qualcosa nel loro DNA che è cambiato, non è nella sequenza, i nucleotidi sono tutti lì, ma probabilmente è proprio nell'organizzazione della cromatina, in quella, come la chiamiamo? Non è la genetica, ma è l'epigenetica, ok? C'è qualcosa di epigenetico che è cambiato in questi nuclei. Ok, in realtà il nuclear transfer viene usato, è stato usato grandemente, negli anni 90 è nata Dolly, e da allora appunto, Dolly ha fatto un grande clamore, ma adesso non so come si chiamavano questi Xenopi, erano tantissimi, c'erano Dolly, Dilly, Dalli e Dulli, erano già lì dagli anni 50, vabbè, ma comunque. Ok, e il concetto però è sempre quello, le cellule adulte fanno molta fatica ad essere riprogrammate. E oggigiorno in realtà poi abbiamo inventato, e su questo c'è stato un premio Nobel, al signor Yamanaka insieme a Gurdon, non a caso, scusate, questo non c'entra niente, ok, allora insieme a Gurdon prendono il premio Nobel per un sistema di riprogrammazione, si chiama reprogramming ed è una disciplina che tenetevi a mente perché è nel futuro del pianeta, il reprogramming, cellular reprogramming. Comunque, loro fanno questo reprogramming di cellule somatiche, però non verso un particolare tipo, non so, per curare il Parkinson, ma verso pluripotent stem cells, cioè fanno quello che faceva il citoplasma dell'uovo, ma lo fanno con quattro ingredienti. Magia, siete pronti? Li conoscete già? L'avete sentita questa storia? Sì? Ok, trasfettano con dei virus che portano costrutti per SOX2, MYC, KLF4 e OCT34, ok? Sono quattro geni che si trovano normalmente
espressi nelle cellule embrionali staminali, ok? E in qualche modo sembrano essere dei master regulator di questo fenotipo pluripotent. Quindi li metti in un fibroblasto, li metti in un cheratinocita, anche loro hanno i loro problemi, non succede a tutte le cellule, non è immediato, l'efficienza è bassa, però insomma in coltura i numeri sono alti. Ok, e quindi in realtà la resa è buona. E poi una volta che hai creato una pluripotent stem cells puoi espanderla quanto ti pare, d'accordo? Il concetto di efficienza bassa però, che è quello che interessa a noi, quello è sempre vero, d'accordo? Anche con questo sistema, diciamo così, artificiale. Ok, vabbè, il potenziale delle IPS, le sapete tutti, le embrionali staminali. Ok, ma quindi abbiamo detto che questo potenziale, questa regolazione epigenetica che riduce il potenziale delle cellule, si riduce nel tempo, cioè è una cosa che non è tutto d'un colpo, non succede tutto d'un colpo, ma è un processo lento, ok? Che va a tappe, che va a gradi, e anzi addirittura sembrerebbe piuttosto graduale se guardiamo queste curve, ok? C'è una riduzione del potenziale che sembra andare in modo più o meno non lineare, insomma segue la sua curva, ma in qualche modo omogeneo, non è a salti. Almeno ovviamente questo è un modello, è un'idea, ok? Riduzione progressiva del potenziale. Ma qual è, ok, la natura di questa restrizione? Qual è, come lo misuriamo questo potenziale in termini epigenetici? Non è una domanda da poco, ok? Ed è una domanda per voi ragazzi, biologi di domani, eh? Ok, in realtà la biologia dello sviluppo l'affrontate in mille modi, ne approvate di tutti i colori e li vedremo. Adesso io cerco di darvi solo alcune parole chiave, poi gli esperimenti specifici li vedremo, che sono più divertenti in effetti, ma li vediamo poi man mano nel corso. Ok, la biologia dello sviluppo classica, l'embriologia classica, cosa faceva? Non capiva niente di molecole, non capiva niente di geni, ma erano bravissimi con il bisturi e le forbici, e colorare, e ritagliare, appiccicare, trapiantare, quindi ne hanno fatte di tutti i colori, facevano quello, erano dei bravissimi microchirurghi. Ok, quindi hanno in qualche modo cercato di saggiare questo potenziale mettendo le cellule in condizioni diverse e vedendo che cosa succedeva. E da tutto questo mare di studi è venuto appunto confermata l'idea degli stadi, quindi che il commitment avviene a stadi, ci sono quindi diversi livelli di questo commitment, non sappiamo quanti livelli, non è facile misurarli, però appunto c'è un passaggio da uncommitted a differenziato. E i biologi dello sviluppo classici, sulla base alla fine di tutti i loro esperimenti, avevano coniato questi termini, un po' generici, ma tutto sommato buoni e validi. Il primo è specificazione. La specificazione si osserva se noi prendiamo una cellula, diciamo che è specificata, se noi prendiamo questa cellula, la mettiamo in coltura e vediamo che procede lungo il suo sviluppo normalmente, ok? Quindi aveva già le idee chiare su che cosa voleva diventare. Io voglio fare il pianista, guarda. Vedi, è un pianista. Io voglio fare il pianista, se tu mi prendi, mi metti là in mezzo al corridoio, io divento un pianista, va bene? Ok. Va bene, però, voglio essere un pianista classico perché sono un bravo ragazzo, io non mi faccio le canne, bravo. Bravo, non fate le canne, che fanno male. Allora, ma supponiamo di prendere questa cellula e metterla invece in un altro punto dell'embrione, non nell'ambiente neutro, che attenzione, neutro non è, ok? È il più neutro che riusciamo ad ottenere, dove supponiamo e speriamo che non ci siano segnali induttivi da altre cellule, altre cellule non mandino segnali, che tu sei da solo nel corridoio e suoni per conto tuo, però tu comunque ti mandi dei segnali da solo, eh? Senti il tuo odore, non so, l'ascella, capito? Queste cose qua potrebbero condizionarti. Quindi neutro non è la coltura. Per farti sopravvivere lì dentro dobbiamo darti aria, cibo, acqua, se no ci muori, capito? E tutto questo ti condiziona. Allora, ma a parte ciò, vabbè, è un ambiente, diciamo così, neutro. Ci sono dei casi in cui effettivamente le cellule le metti in coltura e loro vanno avanti nel loro sviluppo. Ma che cosa succede? Se io prendo questa cellula
di nuovo il nostro pianista, e lo metto invece in mezzo a dei cappelloni che si fanno le canne, sono dei disperati che fanno casino, e suonano tutti la chitarra elettrica, il tuo piano non si serve per, non si sente per nulla, e tu cambi idea, senti, va a cagare, cominci a farti le canne e vai giù di chitarra elettrica. Ok, cioè cambi il tuo destino. Allora, se messo in un altro punto dell'embrione, questa cellula, tessuto, gruppo di cellule, cambia il suo destino, allora diciamo appunto che queste cellule erano specificate, e la specificazione, questo termine specificazione, ha proprio intrinseco inserito il concetto di reversibilità, cioè la specificazione è qualcosa di irreversibile. Tu sei specificato, questo è il primo livello di commitment, quindi hai deciso che diventerai quello, e se ti lascio andare per conto tuo lo diventi, ma posso farti cambiare idea semplicemente cambiando l'ambiente in cui ti sviluppi, dandoti altri stimoli e altri segnali. Ok, però ci sono casi in cui questo non avviene, allora questo o non avviene più, ok, quindi ci sono cellule che in una certa fase del loro sviluppo le chiamiamo specificate. Se aspettiamo troppo, però, questa magia di rispecificazione non succede più. E se ti metto in mezzo ai punk a bestia che si fanno le canne, tu continui a suonare il tuo pianoforte, ok? O muori perché stai male, fai in crisi e muori, ti suicidi. Ok, però non cambi il tuo destino. Allora, questo livello di commitment lo chiamiamo determinazione. Tu sei determinato, io voglio fare il pianista, va bene? Quindi, questi sono, e poi alla fine ovviamente c'è il differenziamento, quindi viene raggiunta la forma adulta e ci chiamiamo differenziati. Scusate, fatemi vedere l'ora, la sto tirando in lunghissimo. Vi va se non facciamo la pausa e finisco 10 minuti prima? Ho un figlio da portare a violino. Allora, va bene. Ok, e qui semplicemente per farvi capire lo schema, qui ci fa vedere che la determinazione, questa cellula è quadrata e rimane quadrata. Ok, è uno schema, è un modello, scusatemi, i modelli sono noiosi, ma adesso ci servono per imparare le parole chiave, i concetti fondamentali. Cioè, ci sono una serie di tappe, ma sono solo due, quindi specificazione, determinazione, o vorremmo qualche cosa di più. Questo qualcosa di più non si riusciva a quantificare, né a vedere, né a capire. Ma di nuovo avevamo dei modelli, e il signor Waddington, con la sua bella pipa che vedete lì, ha creato questo che è forse il modello in biologia dello sviluppo, l'icona della biologia dello sviluppo. Non lo mettono più sui libri di testo perché sennò non li distingui più. Hanno tutti quella copertina lì. Allora, che cos'è l'epigenetic landscape di Waddington? L'epigenetic landscape ipotizza che una cellula, mentre procede lungo lo sviluppo, vada incontro ad una serie di bivi che ne condizionano il fenotipo, il destino. Ok? Quindi la biglia che rotola è qualcosa di progressivo. Il passare da un'altezza più elevata ad una più bassa ci dà l'idea della riduzione di potenziale, ok? Questo è bellissimo, però ci dà anche l'idea di quanto poco abbiamo capito di quali sono i meccanismi reali che controllano questa cosa qua, ok? Ci facciamo riferimento alla fisica per prendere l'energia potenziale, però il modello è quello, d'accordo? E vedremo anche nella la biologia moderna che riesce a finalmente ad avere qualche indizio in più, però continua a fare riferimento a questo modello qua. La biglia rotola e perde lentamente potenziale, prendendo delle decisioni. Ci sono delle scelte, e questa è l'altra questione fondamentale. Se io divento un punk a bestia, non divento un pianista. Nelle cellule funziona così. Il pianista panca bestia lo chiami tumore e lo uccidi, va bene? Non si fa. Ok, i destini sono univoci, se tu diventi una cosa devi sopprimere tutto il resto per non fare confusione, e questo sarà molto importante, ok? Che si faccia una scelta sola, biologo o architetto, e basta, va bene? Voilà. Allora, in realtà appunto vi dicevo, oggigiorno
ci sono delle tecniche molto più raffinate di misurare, di fare questi lineage, eccetera, eccetera. E una che mi piaceva così farvi vedere, una cosa evocativa, però è di nuovo il futuro e noi dobbiamo parlare di tecniche, di tecnologie. Io voglio capire che cosa ne sapete già. Sapete che cos'è il single cell RNA-seq? Deep sequencing? Dai, deep sequencing? Cos'è il deep sequencing? Sapete cos'è il deep sequencing? RNA-seq, avete parlato, professor Oliviero, che lo fa? Sapete cos'è il deep sequencing o no? Dai, che ne ho un'idea meno vaga. Vabbè, intanto si deve leggere che tipo di molecola? RNA-seq. RNA messaggeri, sequencing, vengono sequenziati. Non me l'ha fatto nessuno veramente. Io non ce la faccio a farvi capire come funziona l'RNA-seq. Comunque vengono sequenziati piccoli frammenti e poi vengono fatti sul genoma. Però in qualche modo è una, ti dà una misura degli RNA espressi in una cellula ed è quantitativo, ti dice quanti ce ne sono, ok? Che tipi di mRNA e quanti. Allora, questa cosa veniva classicamente fatta sul tessuto, tutto insieme, perché ovviamente richiede una grande quantità di materiale. Ma oggigiorno invece la tecnica si è raffinata e si riesce a fare da singola cellula. Non è fantascienza. Io sono andato da un signore quest'estate, no, l'estate scorsa, a provare in un laboratorio americano e si può fare, anche io che non ho mai fatto niente di molecolare. Sono riuscito a isolare delle cellule e hanno fatto il sequenziamento. Ok, è una cosa che si può fare. Quindi, e diventerà sempre più comune, ne vedremo sempre di più di questi single cell RNA-seq. Ok, comunque tu prendi quindi una singola cellula e vai a vedere il trascrittoma. Che cos'è una cellula alla fine, se il DNA è sempre lo stesso, se non il pattern, il tipo, l'insieme degli mRNA che esprime? Ok, quella è l'identità, quello che dà un'identità a una cellula, i geni che sta esprimendo e forse un pochino anche i geni che può esprimere, quindi il modo in cui è organizzata la sua cromatina. Ok, però qui che cosa è che è stato fatto? Sono stati presi un po' di cellule, mi pare un migliaio, 1000-2000 cellule, costa carissimo, quindi 1000 sono già tante, queste vuol dire che sono ricchi, e 1000 cellule da embrioni, perché poi se ne pubblicano 1000 vuol dire che ne hanno fatte molte di più, ma comunque 1000 cellule prese da un embrione a tre stadi diversi. Ok? E loro fanno il trascrittoma di queste cellule, quindi tutti gli RNA, e poi ovviamente diciamo analizzano questi dati e cercano di creare un grafico, questo si chiama T-SNE, è proprio un grafico che enfatizza le somiglianze tra le cellule. Principal Component Analysis, mai sentito? Non importa, lo sentirete. Comunque, questo è un grafico che prende tutta quella massa di geni, ok? E cerca di dare una misura di somiglianza. Se i due trascrittomi, che si parla di centinaia decine di migliaia di geni, sono simili, forse decine, no, ma insomma, parecchie migliaia di geni, e se sono simili li mette vicini, ok? Allora, che cos'è che si vede però qua? Che a me piace un casino e voglio farvelo vedere. Volevo farvi vedere questo disegno, ok? Si vede, e queste sono cellule che vengono da vari stadi di sviluppo, si vede una specie di percorso, ok? Con delle sacche, è come se fosse un flusso, un fiume, è qualcosa che ricorda l'epigenetic landscape di Waddington, ok? Quindi che cos'è? Queste sono cellule che ognuna avrà il suo stadio di sviluppo e noi possiamo assaggiarlo qual è lo stadio di sviluppo, ok? E io vi dico che queste sono più immature e queste sono più mature, ok? Quindi c'è un processo di sviluppo, una developmental trajectory, una traiettoria di sviluppo che io posso misurare in questo modo qua, guardando il trascrittoma delle singole cellule, e le vedo disporsi lungo, ovviamente sono state uccise in quel momento, ok? Ma io vedo un percorso in cui il trascrittoma di queste cellule in qualche modo lentamente cambiava e a un certo punto, vedete qui, c'era una deviazione. E per darvi un'idea solo un pochino più precisa, questi sono pochi geni, mi pare 150, presi da un altro lavoro sempre di single cell,
Qui vedete ci sono le liste dei geni, non li potete leggere, ognuno di questi è un gene, d'accordo? Qui c'è il cosiddetto pseudotime, cioè le cellule vengono, sono tutte uguali, tra virgolette, quando le isoli, però poi a guardare il suo trascrittoma riesci a dire se era più immatura o più matura, ok? Qui ci sono le cellule più immature, qui ci sono le cellule più mature. Questo in realtà è uno stadio molto piccolo dello sviluppo delle cellule staminali adulte neurali, ma non importa. Quello che voglio farvi vedere io, il concetto, ok? Qui in giallo vedete i geni che sono accesi e in nero i geni che sono spenti, ok? Allora, vedete che in realtà, man mano che passa il tempo, la differenza nel trascrittoma è leggera, è sottile, ok? Non ci sono, boom, tu improvvisamente esprimi un sacco di geni e il minuto dopo ne esprimi tutt'altro, ok? C'è una transizione progressiva nell'espressione genica, ok? Quindi, e soprattutto questo tipo di studi ci permette di mettere in evidenza quelli che vengono chiamati stati cellulari. Cioè le cellule passano attraverso degli stati caratterizzati dall'espressione di determinati geni, e così questo, adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, però è di nuovo per darvi l'idea di che cosa parliamo quando parliamo di questo rotolamento. Quella biglia che rotola in realtà è una biglia che sta cambiando il suo livello di espressione genica, e lo fa in modo progressivo. È chiaro? Ok, e lo fa ovviamente poi all'interno di un lineage. Questo di nuovo cercheremo di capirlo, mi dispiace, oggi siamo super generici, per adesso entreremo nello specifico tra brevissimo, però tutto questo succede all'interno di un lineage. Quindi la biglia che rotola nel frattempo però anche si divide. Questo non lo fa vedere il signor Waddington. Ci sono delle divisioni cellulari, e all'interno di queste divisioni cellulari in qualche modo si deve mantenere la scelta fatta di lineage. Quindi io sono del mesoderma e andrò verso questo tipo cellulare, ok? E quindi ci saranno delle divisioni, ci saranno delle cellule, tra l'altro, che le vedremo la prossima volta, rimangono ad uno stato potenziale un pochino di più, un po' più potente. Chi sono queste cellule che mantengono un potenziale, che si fermano lungo il pendio e continuano a dare origine a cellule differenziate che invece rotolano giù dal pendio? Sono le cellule staminali, ok? Quindi, e questo infatti da lì partiremo le prossime volte a vedere un attimino un po' più nel dettaglio cosa sono queste cellule staminali. Quindi cellule che si fermano lungo il pendio, hanno già preso delle decisioni, ma mantengono un potenziale un pochino più alto, anche se in qualche modo questo potenziale è stabile, cioè la cellula staminale riesce a mantenersi in questo potenziale. E allora, se vogliamo continuare su questa metafora fisica in cui dobbiamo vedere i piani inclinati e le cellule che rotolano, adesso qui la faccenda si complica, perché dobbiamo cominciare a introdurre lo stato metastabile. Sapete la chimica, avete mai gli intermedi metastabili? Però insomma, sarebbe uno stadio, quindi ci sono delle forze che spingono. Però vabbè, insomma, non è perfetto, ma tutto sommato è evocativo, quindi teniamocelo questa idea. Quindi la cellula staminale è in uno stato metastabile, quindi rimane con un suo potenziale che si può ancora esprimere, ma quando invece passa, fa il salto, quindi da origine ad un'altra cellula, lì dovremo vedere un crollo verticale che la porta verso un nuovo stato di stabilità, ok? E il processo, quello sì, è unidirezionale, e in questo processo c'è una perdita enorme di potenziale. Qualcuno dovrebbe provare a fare il nuclear transfer con questa o con questa e vedere se c'è una differenza. Vi dirò che io non lo so se è stato fatto questo esperimento. Se qualcuno ha voglia di andare a vedere, questa potrebbe essere una simpatica ricerchina. Ok, ma quindi, allora adesso ci siamo fatti un'idea, tutto dipende dall'espressione genica, ripassiamo super rapidamente, aspettando ancora, sì dai, una ventina di minuti, per ripassare
molto velocemente quello che sapete della regolazione dell'espressione generica. Sa, dai, io sono un po' stanco. Chi è che viene qua? E mi racconta questa storia dell'espressione genica? Cos'è che sappiamo? Dai, chi sono i fattori di trascrizione? Fattore di trascrizione chi è? Proteina che può indurre o reprimere la trascrizione di un gene. E come fa? Come mai il fattore di trascrizione è in grado di indurre o reprimere la trascrizione di un gene? Quindi quel cambiamento nell'espressione genica che avete visto, che succede durante il differenziamento, quello è regolato da dei fattori di trascrizione. Come fanno? Lo sapete? Lega il DNA in sequenze specifiche, d'accordo? E vi ricordate anche come si chiamano i tratti di DNA dove si concentrano le sequenze regolative a cui i fattori di trascrizione in genere si agganciano come la carta mosticida tutti insieme? La testa dei fattori di trascrizione locale in dove vanno tutti si chiamano? Response, sì, più o meno. Oppure? Enhancers. Avete sentito questa parola? Enhancers? Molto importante. Ok, quindi che cosa succede? I geni hanno dei promotori, la RNA polimerase si lega a questi promotori, a volte molto bene, a volte meno bene. I fattori di trascrizione possono regolare ulteriormente questa affinità dell'RNA polimerase per il promotore. E lo fanno appunto legandosi come attivatori oppure come repressori. Alcuni possono essere entrambi a seconda dei casi. Lo fanno legandosi direttamente al DNA, ma soprattutto lo fanno legandosi a delle sequenze specifiche, che però non sono perfette, ok? Ci sono degli esperimenti dove prendono le sequenze di un fattore di trascrizione e gli mettono la sua preferita, viene uno schifo, viene un casino, ok? Perché queste sequenze sono in genere suboptimal. Ok, cioè il fattore di trascrizione si lega più o meno bene in modo da poterlo ulteriormente regolare questo legame a seconda dei casi, ok? Nelle cellule niente succede da solo, nessuno lavora da solo, ma si lavora sempre in un contesto. Ok, e tra l'altro questo avere sequenze più o meno buone regola anche l'affinità. Ci sono siti in cui il fattore di trascrizione si lega subito e partono subito, altri in cui si lega un po' meno bene. Ok, e questo è tutto, fa tutto parte della regolazione dell'espressione genica. Ok, il modello a loop ce l'avete presente? Ok, quindi questi enhancer possono trovarsi anche molto lontani, ma secondo questo modello si forma un loop e gli attivatori poi possono interagire direttamente con una serie di altri fattori che regolano la trascrizione e in ultimo far partire l'RNA polimerasi, che è lì come il cavallo e questa è la frusta e l'RNA polimerasi scusate, no, e un altro ok, va bene? Quindi questi frustano l'RNA polimerasi, gli attivatori sono anche un po' cattivi poverini con l'RNA polimerasi. Chiaro? Questo dovreste averlo tutti presente se siete qua oggi. Va bene. Ok. L'altro elemento però che mi interessa evocare nelle vostre memorie è quello di legame combinatoriale. Cioè i fattori di trascrizione appunto lavorano in gruppo e molto spesso in un singolo enhancer si concentrano i siti di legame di più fattori di trascrizione, che tante volte hanno anche appunto un come cavolo si dice, non mi viene la parola, comunque si aiutano nel legame. Ok, quindi se è presente un certo fattore di trascrizione, quell'altro fattore di trascrizione si legherà meglio o peggio. Ok, e l'altro punto fondamentale per capire come funziona lo sviluppo e la regolazione genetica che vedremo è che gli enhancer per un singolo gene possono esisterne tantissimi, ma non sono tutti sempre attivi, ok? Dipende un po' dai casi. Molto spesso questi enhancer sono contesto specifici.
Quindi ci sono degli enhancer che regolano l'espressione, non lo so, nel fegato oppure in quella fase di sviluppo, d'accordo? E appunto molto spesso geni che sono espressi in più tessuti o in più casi o in più condizioni, questa differenza di espressione è regolata da enhancer specifici, ok? E sono loro gli attori dell'evoluzione in gran parte, d'accordo? Questi enhancer si spostano nel genoma, viaggiano, ti arriva l'enhancer sbagliato, viene espresso nel posto sbagliato, però magari non andava così male. Sì, sì, molto spesso fanno parte di trasposoni, insomma, comunque gli enhancer viaggiano, ragazzi. E tra di loro interagiscono ovviamente in una serie di network genici. Ok? E quindi qui sul concetto di network genico, ecco che ritorniamo un attimo alla questione dell'epigenetica. Quindi, l'epigenetica, che cos'è l'epigenetica? È quel meccanismo in qualche modo di avere, mantenere una memoria dell'espressione genica, ok, in modo non genetico, quindi indipendente dalla sequenza. Ok. E come si fa a mantenere queste memorie dell'espressione genica? Come fa una cellula a ricordarsi chi è e non cominciare a esprimere cose che non c'entrano niente? Il cristallino, esprimere l'emoglobina, non si vede più niente, è tutto nero. Cosa ci fa l'emoglobina qui? Ok. Ecco, un componente importante sono appunto i network di regolazione genica, cioè i geni che si stimolano tra di loro. Ce l'avete in mente un meccanismo attraverso cui, per esempio, supponiamo che arriva uno stimolo e mi attiva il gene A, che attiva il gene B, che attiva il gene C. Ok, noi abbiamo sempre bisogno di questo stimolo induttivo per far sì che la cellula, sei un'eritrocita, non possiamo fare una cosa in cui la cellula si dice sono un'eritrocita e non ha più bisogno di qualcuno che glielo dice? Come si fa a creare questa memoria del destino cellulare? Utilizzando in questo caso semplicemente un meccanismo di network. Come vi immaginate che potremmo fare in modo, aggiungendo ovviamente un sistema di regolazione intergenica, di network genico, per fare in modo che lo stimolo non serva più? Chi ha un'idea? È che devo andare a prendere mio figlio e portarlo a violino? Vai! Quella è una modificazione epigenetica di altra natura. Adesso io parlavo solo di network, cioè di interazione tra questi geni. Questi geni possono interagire tra di loro facendo in modo di diventare indipendenti? Che tipo di interazione io devo aggiungere tra questi geni per renderli indipendenti dallo stimolo? Di tipo regolativo, in cui uno regola l'altro. Feedback positivo! Ma... dai, un applauso, era proprio esatto, un bel loop a feedback positivo. Ok? Se noi facciamo sì che a un certo punto, una volta che questa cascata genica abbia dei feedback positivi, loop a feedback positivi, ovviamente lo stimolo non serve più, la cascata si automantiene. Va bene, e queste cose ci sono, le vedremo soprattutto nel riccio di mare, ma insomma, ci sono dappertutto. Ok, quindi questo è un meccanismo in cui il network raggiunge uno stato di equilibrio, ma lo vedete lo stato a questo punto? Questo network è stato indotto, ha preso una certa direzione, ovviamente lui magari sa anche reprimere i fenotipi alternativi, e questo è uno stato dell'espressione genica, del pattern di espressione genica, ok? E è uno stato che ha raggiunto un suo equilibrio, d'accordo? Quindi in qualche modo, non so se quella cascata volete vederla di nuovo col pendio di Waddington, non so dove è il pendio, però questo è uno stato stabile del network di regolazione genica. Ok, quindi tu sei diventato questo, il resto ormai è andato, perché c'è qualcosa che è successo, basta, ok? Potevi diventare un pianista,
ma ti hanno tagliato un braccio. Ok. Ok, questa è la primo elemento della memoria del fenotipo. L'altro elemento, appunto, è la modificazione diretta della cromatina. Quindi modificazioni epigenetiche, metilazione del DNA, modificazione degli istoni, quindi richiamo dei vari, quelli che scrivono, che cancellano, che leggono, tutti questi attori del mondo epigenetico, in modo appunto poi da chiudere la cromatina, renderla inaccessibile e in qualche modo forse questo anche rende tutto un pochino più robusto. Ovviamente c'è il problema poi di tramandare queste modificazioni con le divisioni. Quando ci sono divisioni cellulari, questa cosa deve essere tramandata. Un po' il network ti aiuta, un po' alcune di queste cose sono tramandabili. Le CPG Island, tutte queste cose, spero che le abbiate già sentite. Io non ho tempo di raccontarvi queste cose, devono far parte del vostro bagaglio culturale di biologi. Se non ce l'avete, ok? Come si regola la trascrizione con le modificazioni epigenetiche degli istoni o della metilazione dei promotori o degli enhancer, andatevele a rivedere velocemente. Ok. A me qua interessa però fare solo il caso velocissimo, perché di nuovo ci dà un'idea di come viene regolato questo specificazione cellulare dei vari tipi di promotori che ci sono in giro per il nostro genoma. Questi li avete mai sentiti ne avete mai sentiti nominare? Le CPG Island, sapete cosa sono? Ok, sono siti di metilazione potenziale. Ci sono alcuni promotori che ne hanno molto di questi CPG e ci sono invece alcuni promotori che ne hanno poco. E questo condiziona il modo in cui loro di base lavorano, ok? Quelli con alto CPG in genere lavorano più fortemente, lo sapevate? Ok, housekeeping genes, queste cose qua, hanno questo tipo di promotori. Allora, ecco, però, tra questi high CPG content promoters ci sono molti geni di sviluppo, ok? Quelli che di default partono volentieri. E quindi possiamo metterlo ovviamente in una forma attiva, in una forma inattiva, modificando la cromatina. Quello su cui io volevo, l'elemento che non so se avete già sentito nominare, su cui volevo portare la vostra attenzione, è questo stato Poised. Avete mai sentito parlare di stati Poised della cromatina? Vediamo se lo riusciamo a capire. Allora, qui abbiamo una metilazione sulla lisina 4 dell'istone H3 in verde, in rosso invece la lisina 27. Qualcuno si ricorda cosa vogliono dire questi mark, questi segni? Quando c'è la metilazione della lisina 4, vabbè, almeno a grandi linee, inattivo o attivo? È inattivo, ok. Mentre invece, no, è attivo, scusate, sulla 4 è attivo, sulla 27 è inattivo. Quando invece c'è, sì, l'altro è attivo. E che cosa vediamo qui, in questi Poised? Tutti e due, ok? Come se la cellula non avesse le idee chiare. Ci sono molti geni di sviluppo che hanno questo stato Poised 4. In realtà sta in promotori che normalmente si attivano molto bene, ok? Ed è un modo in qualche modo di tenerli silenti. Questo probabilmente ha a che fare con la velocità, cioè ci sono dei geni che effettivamente servono subito, ok? E questo è un modo di ottenere questa velocità. Allo stesso tempo ci potrebbero essere, come dire, delle scelte in future, ok? Questo gene è un gene che è pronto sia a essere attivato che a essere represso in questo percorso di sviluppo, ok? Ovviamente poi tutto però deve andare verso uno stato di stabilità. E in qualche modo queste sono veramente le misure del potenziale, finché poi il nucleo raggiunge il suo stato stabile. E che in realtà gli istologi riconoscono da lungo tempo anche solo dal punto di vista architettonico, cioè i nuclei
si vede bene in microscopia elettronica, hanno una loro architettura, per cui da come è fatta la eterocromatina nella cellula, tu molto spesso puoi dire che tipo di cellula stai vedendo. Ok, ma a questo punto lo sviluppo è nel nostro epigenetic landscape di Waddington, possiamo provare ad inserire questi fattori di trascrizione. E c'è un grande lavoro per cercare di capire quelli che sono i master regulator dello sviluppo. E la cosa bella, consolante, o diciamo la fortuna, è che si sono trovati. Ci sono effettivamente dei geni chiave che attivano tutto un processo di sviluppo. Ok? Questa cascata che vi ho fatto vedere funziona veramente così. Qui io il gene A attiva il gene B, C, poi volendo ce ne possono essere molti altri, ma queste cose esistono veramente. Cioè c'è un gene chiave che attiva un programma di sviluppo. E questi geni chiave forse sono loro a trovarsi in questi snodi. La cellula staminale, forse se volessimo disegnarla in quella collina di Waddington, forse lo dovremmo mettere un pelino dopo il bivio, ok? Qualcuno che rimane in un potenziale più alto ma ha già fatto una scelta di lineage, d'accordo? Mentre al bivio forse dobbiamo mettere invece questi fattori trascrizionali, quelli che invece sì che modificano in modo univoco la cromatina. Tu avrai questo tipo di geni espressi, tu quest'altro qua. Ok, è chiaro? Voilà. Ok, quindi nello sviluppo normale noi andiamo in questo modo, però i fattori di trascrizione sono in grado di modulare le scelte che la cellula fa. E sono in grado di farlo però in realtà, questa è la cosa sorprendente, anche in modo estremo. Cioè se noi prendiamo quei famosi SOX2, CMYC eccetera e li trasfettiamo in una cellula, in realtà risettiamo tutto, è il tasto reset. Quindi tutto questo processo, la cascata di espressione genica, la cromatina, tutto sto lavoro, e poi arrivano sti quattro pangabestia e ti resettano tutto. Non riescono così bene, ok? E spero di avervi dato adesso un'idea del perché non è così semplice resettare tutto, anche se ci sono gli ingredienti giusti per farlo, d'accordo? In qualche modo questi fattori di trascrizione, SOX2, sono tutti Pioneer Transcription Factor. Sapete cos'è un Pioneer Transcription Factor? Non è uno stereo? Sono i primi che vanno a regolare, no, sono fattori che sono in grado di entrare anche dove la cromatina è chiusa, ok? Di andare, ok? O comunque far partire un meccanismo di sviluppo che riapre la cromatina, ok? Quindi può essere reversed, ma novità degli ultimi giorni, sorpresa, questo forse non ce l'aspettavamo, in realtà si può anche fare il salto diretto, cioè utilizzando alcuni di questi master transcription factors, noi riusciamo a trasformare alcuni tipi di cellule in altri, teoricamente non related dal punto di vista del lineage. Quindi ectoderma con mesoderma, è tutto un casino, insomma. È una cosa poco ortodossa, infatti non ve la racconto volentieri. Allora, no, scherzo. Ok, e appunto ci sono alcuni di questi fattori di trascrizione, MESH1 per esempio, uno con cui lavoro anch'io, trasforma i fibroblasti in neuroni e lui basta, ok, da solo a fare questo salto di lineage, senza passare per il pluripotent reprogramming, ma una specie di salto diretto, ok? E questo ovviamente però ci lascia un pochino interdetti, forse, o almeno per esempio ha lasciato interdetti i signori che hanno prodotto questo modello, hanno detto no, non va più bene il landscape, dobbiamo fare il disk. A me sinceramente il disk non piace, poi insomma, quello è bellissimo, ce l'abbiamo da tanto, lo usiamo tutti, cioè tanto per tirarne fuori un altro che non c'entra niente, io lascerei perdere, questa è la mia visione personale. Però perché vi faccio vedere il disk epigenetic model? Perché la cosa carina del disk, o comunque che cerca di recuperare, ok,
è l'idea che i tipi cellulari siano tutti i tipi cellulari possibili, cioè che il nostro genoma ha una serie di stati possibili e che sono tutti equivalenti. Il pluripotent è uno come tanti. La cellula staminale è uno stato come tanti dei tipi cellulari che ci sono a disposizione, ok? Quindi ci sono una serie di stati possibili e ci sono dei fattori di trascrizione. Qui adesso mettiamo anche le bacchette cinesi, fanno rotolare la biglia, la aprono, adesso qui giochiamo, diventa complicato, ok? Quindi i dettagli del disk model li vediamo in discoteca, ma la cosa che mi interessa che voi così cogliate di questo cambiamento di prospettiva, ok? È l'idea che non c'è per forza questa pendenza, ma in qualche modo ci sono degli stati equipotenti. E questo in qualche modo si incontra bene, quindi con dei fattori di trascrizione che definiscono quello stato della cromatina. Quindi ci sono dei master regulator di questi stati che noi chiamiamo cellule o tipi cellulari. E questo, qui si arriva al lavoro di un signore che mi piace molto, che si chiama Detlev Arendt, e che appunto si è posto il problema di come evolvono i tipi cellulari, qual è la storia dei tipi cellulari, ovvero di questi stati della cromatina di cui abbiamo parlato oggi. E la sua idea, cioè vabbè, ispirandosi a tutto quello che già si sa in realtà, non è solo sua questa dei moduli, quindi l'idea è che il nostro genoma sia organizzato in dei moduli, cioè geni che fanno le stesse funzioni, quindi secrezione, sinapsi, recezione del neurotrasmettitore, contrazione muscolare, ci siano una serie di geni che servono per fare tutto questo, no? La troponina, la tropomiosina, la calcimodulina, la pipolina, e sono tutte insieme che fanno tutte queste cose e lavorano insieme. Allora, questi geni sono su cromosomi diversi, d'accordo, ma sono organizzati in dei moduli funzionali, in cui esiste una cascata di regolazione con dei master regulator, questi fattori di trascrizione che da soli riescono ad accendere tutto, come degli interruttori, che accendono tutti questi moduli, ok? E quindi ogni cellula è fatta da un tot di questi moduli e regolati appunto da alcuni di questi fattori di trascrizione. Quindi, secondo loro, e secondo me la cosa è veramente figa, questo che è stato utilissimo nel regolare lo sviluppo, in realtà questa organizzazione in moduli era probabilmente presente già negli antenati, addirittura unicellulari degli animali, ok? Quindi l'organizzazione in moduli anche per una cellula singola è comoda, perché se tu vuoi regolare la parte contrattile della tua vita, la parte secernente della tua vita, la parte recettoriale della tua vita, vai ad operare su questi interruttori, ok? Nel momento in cui si passa al modello pluricellulare, a questo punto però questi moduli bisogna dividerseli, ci si divide i compiti. E quindi per esempio qui si fa il caso delle cellule epiteliali e contrattili che si trovano negli cnidari classiche, e ci sono anche in alcune parti del nostro corpo, ma comunque queste cellule che cosa avevano? Sia la funzione sensoriale che contrattile, ok? Tutto questo ovviamente si è separato, si è allungato, si è ingrandito nell'evoluzione degli organismi pluricellulari. Adesso la componente sensoriale è, c'era la parte di rivestimento sensoriale e contrattile, ok? Adesso la componente di rivestimento ha una sua indipendenza, la parte in cellule di rivestimento, la componente sensoriale ha una sua indipendenza in cellule sensoriale, la componente contrattile ha una sua indipendenza, sono le cellule muscolari, e in mezzo si è dovuto evolvere un tipo cellulare che ne facesse parlare questi due tipi di compartimenti, i neuroni. Ok? Allora, nell'evolversi, nel moltiplicarsi questi tipi cellulari, probabilmente la presenza di moduli è stata molto comoda, perché si trattava semplicemente di modificare il controllo di questi, l'azione di questi transcription factors, come cavolo, ma non mi viene più in mente, i selector genes, ok, master regulators. Quindi una cellula avrebbe perso l'espressione del master regulator della funzione epiteliale, ma mantenuto l'espressione del master regulator
del componente contrattile, quindi non ha più i moduli, non è più sensoriale, è solo più contrattile, e dall'altra parte succede l'opposto. Ok, è chiaro? Allora, questa organizzazione ancestrale in moduli, in qualche modo forse noi la manteniamo nei nostri tipi cellulari. Attenzione a non semplificare troppo questo modello, perché poi i moduli espressi in ogni cellula sono tanti, però sicuramente questi esperimenti di direct conversion, lo ritirano fuori fortemente. Se tu accendi l'interruttore giusto, allora quell'interruttore mi porterà a diventare quell'altro tipo cellulare. E attenzione però anche a non essere più quello che ero, perché i tipi cellulari restano indipendenti e i network genici fanno in modo che tu faccia una scelta. Se hai scelto questo pattern di espressione genica, gli altri geni li spegniamo tutti. È chiaro? E che è così che ci differenziamo. Vedremo la prossima volta qualche esempio, partiamo soft con le cellule staminali e poi ci buttiamo nello sviluppo. Ok, a giovedì.